Amici di Live Social, bentornati. Siamo sempre qui su Radio Veronica One. Siamo in compagnia di Mariano Parisi. Buonasera Mariano. Buonasera a tutti. Allora Mariano, tu sei il titolare di Mariano Parisi Hair and Makeup, quindi di questo salone. Innanzitutto ti chiedo proprio che cos'è, di che cosa ti occupi all'interno del tuo salone. È tutto vero. Nel nostro salone ci occupiamo sostanzialmente di costruire l'immagine delle donne e dei maschietti sul territorio. Ok, costruire quindi l'immagine da due punti di vista, quella del make-up e del styling praticamente. Esattamente, sì. Fantastico. Qual è la filosofia che utilizzate all'interno del vostro salone? Quindi come lavorate? Qual è il vostro modo di lavorare? È molto molto importante personalizzare, fare un servizio tailor made, sì, di quelle che sono le esigenze di ogni singolo. La moda esiste, strizziamo sempre l'occhio a quella che è la moda, sì, tuttavia è molto importante avere le competenze per accontentare ogni singola esigenza. Ok. Quindi quando si entra nel vostro salone, cioè una persona entra nel vostro salone, può usufruire di tutti i servizi nello stesso momento, nel senso io posso prenotare da voi un taglio di capelli più un make-up e mi viene fatto all'interno del vostro salone. C'è la possibilità di prenotare online. Ormai da 30 anni siamo dotati di un book appuntamenti online, di cui ne facciamo molto vanto, insomma. Certo. Perché uno è in grado di capire in remoto, quindi a casa, a qualsiasi ora della notte, prenotare e capire a che ora terminerà il servizio. Fantastico. Poi ovviamente andando avanti negli anni c'è sempre più attenzione a tutto quello che è un aspetto tecnologico di innovazione, certo. A livello proprio anche di un'attività come la tua, quindi questa cosa è molto utile sicuramente, il booking online. La tua attività la svolgi soltanto all'interno del salone o ti occupi anche di altri settori, di altri lavori al di fuori del salone? Sì, negli anni devo dirti che io personalmente mi occupo di tanta formazione, tutti i miei collaboratori sono formati da me, mm-hmm, e negli anni abbiamo iniziato a fare attività esterne alla formazione, quindi abbiamo aperto questo studio, questo salone che è diventato il cuore pulsante dell'attività e ci proponiamo anche come service per quello che riguarda eventi, cinema, quelli che sono sfilate o televisione. Ci sono degli eventi invece in programma che hai? Attualmente sì, proprio adesso mentre ero in sala che aspettavo di iniziare l'intervista mi hanno telefonato per una produzione, vedremo, non si può dire ancora nulla. Ancora non diciamo niente, esatto. Se facciamo gli scaramantici, però ovviamente ti auguro già un in bocca al lupo per questo evento futuro. Quindi tu professionalmente come ti sei formato? Com'è stata un po' la tua storia? Come ti sei addentrato in questo mondo? Allora, era lontano 96, okay. Quando ho deciso di intraprendere questa carriera in modo molto professionale. Prima era semplicemente un hobby perché mia mamma era acconciatrice, mm-hmm, siamo acconciatori insomma di famiglia e siamo nel campo della bellezza da tanti anni. Mm-hmm. Non volevano che io facessi questo mestiere, in realtà poi è venuto fuori da solo, sì, e non ho potuto fare a meno che seguire questa strada perché era la mia strada, non potrei fare nient'altro nella vita se non questo. Quindi tu lavori all'interno del tuo salone, lavori anche fuori, ma quello che ti voglio chiedere è come hai notato, ci sono dei cambiamenti che hai notato in quelle che sono le esigenze dei clienti in questo momento rispetto magari a qualche anno fa? Sì, guarda, le piattaforme social hanno fatto un cambiamento incredibile nella moda. Sì. Molti anni fa, quando facevo servizi fotografici, presentavo collezioni primavera, estate, autunno, inverno, c'era tutto un lavoro di produzione e di comunicazione che veniva fatto, si partiva 6 mesi prima, un anno prima, certo, per produrlo. Mm-hmm. Oggi invece, in questi giorni, c'è la Fashion Week, no? Esatto. Quindi è molto semplice condividere, siamo nell'epoca della condivisione, quindi nel momento in cui noi produciamo un contenuto non dobbiamo più stamparlo, attendere gli editoriali eccetera eccetera, ma clicchiamo condividerei con me questa cosa, immagino. Certo, è tutto molto più immediato. Questo si riflette tantissimo anche nel nostro mestiere. Mm-hmm. Faccio l'esempio del parrucchiere, i classici post del parrucchiere o delle riviste dove uno va e
attraverso una consulenza legge insomma delle riviste e mostra al parrucchiere quello che vorrebbe. Oggi non è più così, oggi abbiamo i giovani, la clientela più social ovviamente, che hanno su queste piattaforme dei mood board pazzeschi, Pinterest, esatto, Facebook, sì. Instagram, tantissimo, e vengono presso la nostra struttura con dei lavori incredibili. E il nostro compito qual è? Innanzitutto essere professionali e preparati, in grado di realizzarlo quel lavoro potenzialmente. Certamente. E il tutto viene filtrato attraverso la consulenza, ovvero la capacità di parlare col prossimo, con l'avventore, sì, e disegnare, negoziare insieme all'avventore il risultato possibile su quella materia. Perché certo, quando si osserva una foto spesso sono dei desideri che uno ha, ma non sono poi la realtà. Bisogna fare i conti con materia, certo, viso, certo, e i colori. Quindi della bisogna pelle. Assolutamente trovare un compromesso tra quelle che sono le richieste e le esigenze del cliente in quel momento, e però anche dare la propria professionalità, e anche questo, cioè anche saperti consigliare, dirti guarda, forse sul tuo viso sarebbe meglio così invece che cos'ha, piuttosto che i tuoi capelli sarebbero meglio in questo modo invece che come proprio sono nella foto che il cliente ti porta. Esattamente. E non mi limiterei soltanto a un discorso visivo. Parlare con la cliente e con i clienti è molto importante per imparare a leggere e potenzialmente cercare di leggere quella che è la personalità della persona. Certo. Che quando noi ci facciamo belli, cerchiamo di tirare fuori ciò che meglio ci aspettiamo dalla nostra personalità. E noi in pochissimi minuti dobbiamo essere in grado di poter proporre un look adeguato all'estetica della cliente e del cliente, ma anche alla personalità. Fantastico, infatti è un bellissimo binomio che bisogna, secondo me, per avere un risultato migliore, per forza di cose andare a considerare, cioè entrambe le cose, la personalità di quella persona in quel momento e anche ovviamente il lato estetico, quindi proprio la fisionomia e tutto quello che fa parte dell'estetica di quella persona. Quindi fantastico, sicuramente in questo si vede la tua e la vostra professionalità. Io agli amici di Live Social voglio lasciare tutti quelli che sono i contatti, il numero da chiamare 335-65-11890, l'indirizzo del salone via Conte Verde 8 Torino, contatto Facebook Mariano Parisi, sito web www.marianoparisi.com, il canale di Instagram Mariano Parisi, in più l'indirizzo mail marianoparisi.com@gmail.com.